Bentornati carissimi amici ad un altro appuntamento dedicato al divertimento, all'allegria, allo stare insieme. Bentornati a prossima fermata ballo. Sono contenta che la puntata della volta scorsa vi sia piaciuta così tanto e anche questa puntata ha dei bellissimi video da condividere con voi. Prima di iniziare la puntata però doverosamente i nostri riferimenti, visto che me li chiedete spesso. Parto subito col nostro numero di telefono, scusate se non lo tengo abbastanza tanto che riusciate a copiarlo manualmente, cercherò di lasciarlo un po' di più oggi. Allora, questo è il numero al quale potete mandare i vostri messaggi, i vostri saluti, i vostri auguri ad amici e parenti, li vedrete scorrere nella barra nera qui sotto. Poi è il numero al quale potete richiedere di ricevere i nostri video sul vostro cellulare su WhatsApp e vedrete che verrete inseriti nell'elenco degli amici e sono davvero tantissimi, pensate, di elenchi ne abbiamo addirittura due e ogni settimana riceverete le puntate che vanno in onda in TV, non solo quelle, anche altri speciali che realizziamo durante l'anno, sempre riferiti al ballo e alla musica. Inoltre è il numero al quale potete richiedere il DVD corso di ballo della nostra maestra Cristina Vezzani. Spero siate riusciti a copiarlo questa volta. E ora vi presento il nostro sito, quello sul quale trovate tutte le informazioni che ci riguardano. Quest'anno festeggiamo i 15 anni di attività dedicate alla musica e al ballo e li festeggiamo con voi, perché all'interno trovate davvero tutto il nostro mondo. Inoltre trovate anche la cartina dell'Italia sulla quale è indicata la programmazione della nostra trasmissione, quindi potete vedere orari e giorni e ovviamente il canale digitale sul quale sintonizzare il vostro TV di casa per seguirci in TV. Se poi volete invece stare con noi tutta la settimana, vi consiglio di iscrivervi al nostro canale YouTube. Lì ogni domenica alle ore 12:30 sarete in diretta con noi nella nuova puntata della settimana. Sotto c'è anche lo spazio per lasciare i vostri commenti. Lì dentro ci sono 1600 video, quindi avete di che passare del tempo in musica e ballo divertendovi. Ora vi ho detto tutto quello che dovevo dirvi riferito a noi e partiamo con il primo video di oggi. Ringrazio la maestra Cristina Vezzani per questa bellissima coreografia, ovviamente tutto il gruppo di Balliamo con Cristina che l'ha realizzata con così tanta simpatia. È una coreografia alla quale tengo in modo particolare, è realizzata sul brano che ho scritto io a quattro mani col maestro Paolo Domeniconi e che qui interpreto. E scoprirete che già lo conoscete perché è la sigla del nostro programma. Quindi tutti in piedi, ballatela con me, vi lascio con Noche Loca. Buon divertimento! Noche Loca. Chico,
Sono proprio contenta che vi piaccia. Vi ricordo che lo trovate su Spotify, ascoltatelo, scaricatelo e condividetelo con tutti gli amici. Su Spotify trovate anche tutti gli altri miei brani e trovate anche le mie favole per bambini, perché io nel tempo libero scrivo favole per bambini e so che molti di voi hanno già acquistato anche il mio libro e vi ringrazio per i bellissimi commenti. Continuiamo però a parlare di musica e andiamo avanti. Ora entriamo in Romagna. Lo sapete, non può mancare mai la capatina nella terra del divertimento, dell'allegria, e andiamo in polka. La cosa bella della polka è che è conosciuta in tutto il mondo e ognuno la balla a modo proprio, ma sicuramente tutti sarete d'accordo con me che è un ballo estremamente divertente e accattivante, anche se davvero molto veloce e ritmico, e quindi richiede un certo impegno da parte dei ballerini. Noi in Romagna lo balliamo in coppia con la famosa gambetta alzata, non solo la gambetta alzata, perché ci sono una serie di evoluzioni che la rendono davvero particolare come performance, ma ci sono molte regioni nelle quali la polka si balla semplicemente saltellando tutti intorno alla pista, sempre direi una performance abbastanza impegnativa, ma sicuramente più rilassante, più divertente. Altri la ballano sui passi del country, perché ovviamente esiste anche la polka country, ma non perdiamo il nostro obiettivo, andiamo in Romagna e balliamo la polka. Polka che nasce in Boemia agli inizi dell'Ottocento, si espande nell'Europa orientale e poi piano piano arriva fino in Francia, in Inghilterra, in Irlanda. Ovviamente è talmente accattivante, talmente divertente come musica che prende varie diramazioni. Arriva al liscio, dove poi arriva nel nostro ambiente, ma va anche alla musica folk popolare, diversa ovviamente nei vari paesi, nelle varie regioni, e arriva anche nelle varie corti, dove diventa addirittura musica da camera. Certo che quando parliamo di polka in generale ci viene in mente Johann Strauss, ma noi torniamo in Romagna e ci gustiamo questa bellissima polka grazie agli amici Giampaolo e Mila Danze della scuola Giampaolo e Mila di Faenza in provincia di Ravenna, gruppo spettacolo Le Comete di Romagna, e direi buona polka a tutti. Thank you.
Grazie davvero Giampaolo e Mila che portano avanti con così tanta passione la nostra tradizione, non soltanto a livello di ballo sociale, ma a livello di gare, perché infatti questo video è stato realizzato all'interno di una giornata di competizione, perché il folk romagnolo è all'interno della danza sportiva. Ed ora rispondo ad altri amici che mi avevano chiesto questa disciplina che affascina tutti, in realtà sono molto più le fanciulle che si iscrivono che i giovanotti, ma è un momento impegnativo di ginnastica a suono di musica, parlo della Zumba. La Zumba quando è arrivata da noi in Italia ha preso subito piede, probabilmente per questo problema esistente da sempre, dove ci sono molte più ballerine di ballerini e quindi il ballo di coppia non sempre è possibile. Oppure devi aspettare il tuo turno per poter fare un ballo appena si libera il primo ballerino. La Zumba ha avuto così piede perché si parla di coreografie da ballare singolarmente, per cui uno aveva l'opportunità di buttarsi in pista, di esprimersi al meglio, divertendosi ma soprattutto tonificandosi, perché la Zumba in realtà è proprio una disciplina sportiva. Infatti è prevista in ogni sezione di Zumba una prima parte di riscaldamento e alla fine assolutamente la fase di rilassamento stretching, perché all'interno della Zumba si compiono dei movimenti davvero veloci e ritmati che richiedono assolutamente un pre-riscaldamento e soprattutto lo stretching finale. Io come sempre ho chiesto aiuto alle mie scuole amiche, un grazie a Salsa Caribe Dance di Ravenna, un grazie alla maestra Loretta Balelli che si è cimentata insieme al suo gruppo di allieve, ringrazio tutte, in questa bellissima coreografia realizzata dalla maestra Loretta Balelli che potete assolutamente ballare tutti, per cui tutti in piedi? Pronti per la Zumba? Buon ballo a tutti! Un baile que es un poco loco, se baila con pareja y pega y...
sicuramente avrete il fiatone, quindi fermatevi un attimo, tranquillizzatevi, fate un po' di stretching, sedetevi, idratatevi con tanta acqua e io nel frattempo vado avanti proponendovi un altro bellissimo momento di country line dance. Riprendiamo l'aereo, andiamo in Messico dal nostro amico Carlos Hernandez e andiamo a trovare i nostri amici Little Rangers che ci propongono questa coreografia davvero simpatica e divertente. Prima di lasciarvi al video però vi ricordo che se volete imparare la country line dance sul nostro canale YouTube trovate tutto il corso base, ogni video un passettino e se lo imparate tutto vedrete che poi alla fine riuscirete a seguire con estrema tranquillità e autonomia le nostre coreografie. Per questo bellissimo corso di ballo ringrazio la maestra Marilu Teseo della Scuola Italian Country Family di Cavriago, Reggio Emilia. Ed ora buona country line dance, buon ballo a tutti! I was taking a bath, long about a Saturday night. A rubber dove just relaxing in the tub, thinking everything was alright. Well, I stepped out of the tub, put my feet on the floor. I wrapped a towel around me and I opened up the door. And then a splish splash, I jumped back in the bath. Well, how was I to know there was a party going on? There was a splishing and a splashing. Grazie, grazie, grazie agli amici oltreoceano, grazie a queste bellissime testimonianze che il ballo davvero unisce e grazie a voi che ci seguite sempre con così tanto affetto e che ci richiedete queste bellissime performance. Ed ora doverosamente ricordo agli amici che il nostro canale YouTube è questo e all'interno trovate tre icone di altri sottocanali che contengono sempre video. Per tutti gli amici che amano il mondo del country c'è Country Live TV. All'interno abbiamo messo tutti i video che abbiamo realizzato durante il nostro pellegrinaggio, oserei definirlo così, nel mondo country, quindi trovate i video delle puntate andate in onda in TV, ma anche tutte le interviste ai professionisti, DJ, coreografi, trovate coreografie, trovate i corsi di ballo, trovate tantissimo
dedicato al mondo del country. Poi trovate Energy Sport TV, che è il canale nel quale mi piace pubblicare tutti gli eventi ai quali sono presente come conduttrice. Per cui quando partecipo mi piace sempre realizzare dei piccoli speciali, delle interviste, e li pubblico su Energy Sport, che quindi è la nostra sezione sportiva. Infine, il canale che amo particolarmente è Crea con Fantasia, dedicato a tutti noi dai 0 ai 99 anni. Racchiude i video di laboratorio per grandi e piccini, giochi, ma soprattutto le favole che scrivo io. Quindi iscrivetevi anche lì e poi fatemi sapere che cosa ne pensate. Ed ora proseguiamo. Anche in questa puntata non può mancare la danza sportiva, ma passiamo alle danze standard, che sono così eleganti, così raffinate, con questi abiti meravigliosi, con queste posture così tanto curate da sembrare innaturali. Eppure queste ballerine, questi ballerini riescono a fare queste meravigliose evoluzioni, regalandoci un mondo fatto di sogni e di favole. Buona visione. E purtroppo siamo giunti anche oggi a fine puntata, ma sono contenta che vi siano piaciute, grazie ai vostri commenti, così tanto anche queste coreografie. Allora io vi auguro una settimana all'insegna del ballo e della musica, ve lo dico sempre, perché la musica e il ballo scacciano la malinconia, mettono tanta allegria, fanno stare bene al cuore e all'anima, oltre che a tonificare. Vi aspetto qui sempre carichi. Al prossimo appuntamento, ricordandovi che vi aspetto sul nostro canale YouTube. Iscrivetevi e guardatevi tutti i nostri meravigliosi video dedicati al mondo della musica e del ballo. Buona settimana a tutti. Ciao.